Quattro sezioni di lavori tra documentari, lungometraggi e cortometraggi internazionali e italiani, momenti con la musica e con il gusto e poi con la fotografia. Tutto questo è in programma per la quattordicesima edizione di Molise Cinema. Il festival cinematografico è diventato un appuntamento fisso dell'estate molisana, in programma a Casa Calenda dal 2 al 7 agosto. Siamo arrivati alla quattordicesima edizione di. Questo festival eh, che cresce sempre, sempre di più eh, con un'offerta eh, sempre più, ammia, più ampia eh, di film, di cortometraggi, di, di documentari, di cinema di qualità e quello che cerchiamo di, di fare, di portare anche eh, in Molise insomma, un, un, un cinema di qualità che sappia eh, divertire, appassionare e anche far riflettere. Flettere. Per questa quattordicesima edizione tante le novità e soprattutto notevoli nomi degli attori che arriveranno a Casa Calenda per presentare i propri film e per sposare i progetti cinematografici dei giovani registi. Ci saranno tantissimi ospiti in questa quattordicesima edizione, molti anche al femminile, diciamo, è molto declinata al femminile. Molise Cina 2016 saranno delle attrici bravissime come Isabella Aragonese, Valentina Carnelutti, Eleonora Danco, e poi tanti registi che accompagneranno i film presenti. Da Massimo Gaudioso, eh, Ide Pils, eh, Alessandro Piva, Vincenzo Marra eh, e tanti altri che appunto eh, verranno a, a rappresentare e ad accompagnare eh, i loro film. Tra gli eventi che apriranno la rassegna ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica Un mondo di cinema di Paolo Di Paolo nella Galleria Civica del paese, e poi con la musica di Giuseppe Spedino Moffa e molti altri. Cinema, Molise e cultura sono gli ingredienti studiati per le edizioni di quest'anno.